Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ritorna Opera in Puglia con due importanti appuntamenti quali la Bohème e la Cenerentola, attesissimi dal pubblico appassionato. Dopo l'ottima mini stagione dello scorso anno, dunque, l'amministrazione comunale, congiuntamente alla nuova fondazione Teatro Verdi diretta da Carmelo Grassi, ha deciso di bissare l'evento. Si comincia lunedì 23 aprile con la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più popolari della storia dell'opera, per terminare con la rassegna La Cenerentola di Gioacchino Rossini, in programma il 15 maggio. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30. La stagione Opera in Puglia è finanziata dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese diretto da Gian Domenico Vaccari. Questa ulteriore offerta della stagione lirica, della mini stagione lirica, anche se in poco tempo, considerate che noi siamo già pronti per vendere la nostra stagione al pubblico brindisino, è un ulteriore tassello verso questo lavoro che stiamo facendo del teatro per la città, del teatro della città. E questo che è per noi una bella soddisfazione. Naturalmente ringraziamo la Regione che ci ha dato questa opportunità e l'amministrazione che altrettanto si è dichiarata disponibile. Opera in Puglia è il primo circuito regionale del melodramma ed è assolutamente fondamentale continuare quest'opera di penetrazione e divulgazione dell'opera lirica in tutto il territorio pugliese. È di particolare pregio questa tappa a Brindisi, sia per la importanza della città che per il Teatro Verdi, che l'anno scorso ci ha accolto estremamente bene. Noi siamo felicissimi di ritornare qui e siamo altresì felici di far debuttare qui, nel ruolo della protagonista di Bohème, un soprano brindisino come Angela Nisi, perché anche se può sembrare strano, tutto il territorio della Puglia è ricchissimo di talenti canori. Il comune di Brindisi, nella persona del neo subcommissario Maria Stefania Fornaro, sta poi cercando di porre rimedio all'unico neo in seno al teatro, vale a dire l'acustica. Stiamo cercando di attivare un finanziamento del MIBACT sul POC, sui fondi POC, sul programma operativo complementare, che, come dire, ponendo il teatro di Brindisi quale cuore dell'offerta culturale anche dei paesi contermini, possa anche simbolicamente costituire il luogo da cui riparte la cultura. E sicuramente, diciamo, in questa operazione il problema dell'acustica sarà uno dei primi ad essere affrontato al fine di ottimizzare anche l'offerta culturale che dal Teatro di Brindisi parte.